Amiche ed amici di Rete 8 Sport, bentornati in gradinata. Stasera una puntata particolare perché lì sì c'è un pallone, ma stasera andremo oltre, parleremo di altro, naturalmente parleremo di sport particolari, alcuni sono poco conosciuti, ma i nostri ospiti qui sul palco e anche quelli che siedono in platea ci indirizzeranno nel conoscere appunto queste attività che devono prendere piede e devono intaccare soprattutto in Abruzzo, perché sono dei movimenti sportivi interessantissimi, ripeto, li conosceremo durante la nostra serata, naturalmente sempre con l'ausilio della mia compagna di viaggio, Maria Rita Piersanti, bentornata. Grazie a te Lorenzo, grazie ai tuoi ospiti, oltre allo sport parallelo a quello che è il tuo mondo abituale, quello calcistico, lo sport calcio è il tuo sovrano per una parte della tua vita professionale. È la mia domenica. Esattamente, ma non solo, anche lunedì, il martedì, il mercoledì e tutti gli altri giorni. E anche il giovedì. La passione è passione. Io questa sera volevo rimarcare con mio grande piacere la presenza di tantissimi volontari che ci racconteranno un'altra parte dello sport e non soltanto nella vita di tutti i giorni, nella vita anche professionale di molte persone, perché ci sono piccole grandi sfumature che non tutti conosciamo abbastanza. Quindi è un piacere vedere il polifunzionale di Pineto pieno, gremito direi questa sera, fino all'orlo per una puntata ricchissima, e questo è soltanto l'inizio. È solo l'inizio, tra l'altro come accennavi tu la Protezione Civile che fisicamente fa uno sforzo diverso, ma sempre è comunque prezioso, quindi vi ringraziamo per quello che fate, ma poi pian pianino conosceremo le varie esperienze di voi volontari. Ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale della città di Pineto che ci ospita da quest'anno, sia per gradinata che per provaci, la tua trasmissione, quindi davvero un grosso applauso all'amministrazione comunale della città di Pineto per questa bellissima opportunità che da me, ma anche a te Maria Rita. Ovviamente sì, abbiamo rodato abbondantemente il palco del teatro quest'anno in vari modi, un palco che si è rinnovato settimana dopo settimana, che si è arricchito ogni volta di più e che ha vissuto una stagione divertente, interessante anche culturalmente, perché la città di Pineto è densa di associazioni, quindi si sono collaudate tante piccole grandi iniziative che poi durante l'estate avranno ancora un bel continuo, però di questo poi ci parlerà la persona meglio informata della città. E poi devo strappare al sindaco una promessa, anche per l'anno già prossimo. Già cominci? Beh sì, anche per l'anno prossimo, dai, se le cose vanno così come sono andate quest'anno, anche l'anno prossimo dovremmo esserci. Vedremo come la pensa lui, il sindaco Robert Verrocchio, che ringraziamo ovviamente con un applauso. Grazie sindaco. E allora permettimi Maria Rita, prima di andare a conoscere i nostri ospiti qui sul palco, un ringraziamento particolare alla mia e alla nostra squadra tecnica, Valerio Quartapelle alla camera, Mario Giacchetta, l'altra camera sul palco, Massimo Di Addezio, mixer audio, e in regia il grande Vincenzo Di Simone, che voi non vedete ma naturalmente è quello che è un po' fa il tutto in queste serate. E poi un ringraziamento particolare all'altra stella di gradinata, Chiara Flaviani, la nostra fotografa. Naturalmente gli scatti favolosi di Chiara saranno presenti sulla nostra pagina Facebook gradinata, quindi cliccate mi piace e vi rivedrete ogni venerdì sera anche sulla nostra pagina. Un benvenuto al ASD Centro Ginnico Ifigenia, ginnastica artistica, Ifigenia. Ginnastica artistica, la rappresentante Anna Di Crescenzo. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Ha portato tanti piccoli atleti. Sì, una parte, perché chiaramente ci sono anche tante bimbe piccole che a quest'ora sono a letto. Devono riposarsi. Sì. Però diciamo c'è un bel numero di ginnaste. Ma si comportano così anche durante le lezioni oppure sono educate allora, solo perché sono davanti alle telecamere? No, sono vivaci, però devo dire che sono particolarmente educate, sì. Educati perché c'è anche un atleta. Perfetto. Maschietto Omar. Un plauso anche ai genitori, quindi. Sicuramente. Che sono qui presenti. E soprattutto loro. Sono qui presenti ad accompagnare naturalmente gli atleti. Una buonasera anche al presidente della Protezione Civile
Presidente, volontari, Protezione Civile, Gran Sasso d'Italia, Alessandro Lelli. Grazie, buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a voi, grazie. Un nome un po' lungo che però racchiude tutto quel bene che voi fate alla popolazione abruzzese. Un nome che racchiude una territorialità prettamente teramana e della provincia, che è un po' anche l'espressione di questi ultimi momenti che ancora stiamo vivendo. Qui ci sono alcuni volontari, c'è una folta rappresentanza, ma altri stanno sul campo ancora lavorando per le emergenze che purtroppo ci stanno colpendo. Sì. Ne siete tantissimi, naturalmente. Partito spontaneo l'applauso per quello che fate, naturalmente. Grazie. Ne siete qui stasera presenti in tanti, davvero. Poi la divisa è sempre accattivante, quindi devo dire anche a livello cromatico fate un certo effetto. Quanti iscritti siete? Perché qui ne siete diversi, però immagino allora, che appunto... l'associazione, che è nata ormai 3 anni fa da un'esperienza precedente, conta attualmente circa 170 volontari. Qui stasera abbiamo una rappresentanza, ma abbiamo una espressione della territorialità, diciamo, qui in provincia, in quanto appunto siamo rappresentativi dei seguenti territori. Provo ad elencarli un attimo e vado in ordine geografico: Alba Adriatica, Civitella del Tronto, che appunto ci sono i volontari che hanno lasciato Civitella per essere presenti qui questa sera, Bellante, Mociano Sant'Angelo, Teramo, Notaresco, Croce Amica, Valfino e Notaresco. Penso di averli detti. Presidente, ha detto che hanno lasciato Civitella, ma... Non voglio avere colpe, nel senso lì ci sono altri volontari. Hanno immagino. Lasciato il loro turno, lì Perfetto, ci sono altri benissimo. Volontari che stanno lavorando. Quindi, diciamo, i più belli li ha portati in TV, così li mettiamo in mostra questa sera. Sì, possono portare la loro esperienza, che penso sia abbastanza toccante come per tutti noi che abbiamo vissuto questi momenti. Perfetto, poi li andiamo a conoscere per bene, i suoi volontari. Un benvenuto anche a Graziano di Bonaventura, presidente del Circolo Bocciofilo Tortoreto e delegato Fibis Teramo. Buonasera, buonasera. Presidente. Allora, spieghiamo un po' che vuol dire Fibis, no? Così anche per i meno esperti. Fibis vuol dire Federazione Italiana Biliardo Sportivo. Quindi con il Circolo Bocciofilo, insomma... c'entra poco, cioè la vostra sede è all'interno del sì, circolo? La nostra sede da circa 5-6 anni è all'interno di questo circolo bocciofilo. Però voi giocate a biliardo, sì. Giocate a stecca. A stecca. È un gioco non per tutti, diciamo, no? Nel senso non è molto conosciuto, però adesso le televisioni pian pianino, anche se ci sono stati degli anni in cui anche le televisioni più importanti seguivano questo sport, c'è stato un attimo di pausa, sì, e adesso pian pianino sta ripartendo. Sì, adesso sta ripartendo con i principi del biliardo e varie BTP nazionali e anche gare che vanno a fare i nostri giocatori anche all'estero. Perfetto, benissimo. A fianco a lei invece c'è Luigi Lamona, che è un tesserato sempre Fibis della SD Circolo Bocciofilo Tortoreto. Buonasera signor Lamona. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a voi. Allora, ci siamo sentiti, no? Lo posso dire. Puoi dire quello in, che vuoi. In molti forse conoscono la sua figura per... non so se è lavoro o missione. A missione, un ministero. È una missione. Allora, lui è Don Luigi Lamona. Grazie. Appassionato di biliardo? Da sempre, da ragazzino, da sempre. Da una vita, quindi sì. Diciamo prima di vestire l'abito talare ha scelto... Era una passione per il biliardo. Questa passione. È tesserato dal 1980. I miglioramenti ci sono stati oppure sì, i miglioramenti, la missione ha impedito una crescita a livello biliardistico? È un equilibrio che bisogna tenere tra gli impegni legati al ministero e seguire la passione. Benissimo, è un po' diciamo strano, no? Non voglio dire anomalo, però è raro vedere un prete che si cimenta in questo sport. Sì, è più facile per esempio vedere dei sacerdoti anche anziani che giocano a bocce o fanno una partitella 3-7 oppure... Però per il biliardo sì, è una cosa un po' atipica. Le è capitato in giro per l'Italia, perché naturalmente gira in sì. varie città per i tornei Fibis, incontrare un collega, diciamo così. Con fratello, no, non è mai capitato. Mai capitato. Mai capitato. E altri mestieri o missioni strane che sono capitate lì come avversario?
Ma diciamo niente in particolare. Diciamo impiegati, avvocati, sì, liberi professionisti, però. Sì, sì, sì. Perfetto. E poi naturalmente andremo a conoscere quello che è questo gioco, perché per me sinceramente c'è sì da scoprire qualcosa, però insomma un'infarinata ce l'ho. Per il pubblico qui presente, ma soprattutto per il pubblico a casa, ci sono delle regole, chiamiamole così, un po' strane, no? Che devono essere naturalmente rispettate, e il biliardo non ne fa eccezione, perché è uno sport particolare, certo. dove la matematica, la geometria, la concentrazione, lo stato fisico può fare la differenza. Fa una grande differenza, sì, sì. C'è bisogno di un mix di qualità che, se trovano la giusta alchimia, allora si ottengono dei risultati che possono avvenire in giovane età, ma possono avvenire anche a 50 anni, 60. Oppure si può rimanere amatori e appassionati del biliardo fino alla fine. Poi abbiamo anche degli esempi qui in platea che andremo a conoscere, grandi testimoni. Che insomma l'età passa per tutti, però se c'è il tocco, se c'è la classe, di solito quella rimane, no? Quella rimane sempre. Benissimo, poi ci torniamo, grazie a Don Luigi Lamona, grazie mille. Allora, qual è l'attività, cioè nel senso come le tiene a bada? Con le regole, chiamiamole così. Perché ci sono le regole anche per... Nello sport ci sono le regole, ma anche nell'educazione, perché oltre ad insegnare la ginnastica artistica mi ritengo un'educatrice, perché allenatrice è una parola troppo grande secondo me. Per cui attraverso il gioco è fatto di regole, e i bambini seguono le regole. È chiaro che dopo l'età, diciamo, scolare della prima infanzia, insomma fino a 7 anni, l'attività poi dagli 8 anni in su diventa molto più specifica, e a quel punto c'è bisogno proprio di rigore, di impegno, di grande lavoro fisico, atletico. Di solito è una domanda che faccio alle sue colleghe o ai suoi colleghi, come riesce a gestire anche l'aspetto scolastico, perché naturalmente gli orari degli allenamenti devono essere un attimino concertati non solo con i genitori ma anche con gli impegni della scuola. Certo, diciamo che noi abbiamo un orario di base, poi cerchiamo sempre di venire incontro anche a delle esigenze particolari, però devo dire che tutto sommato i bambini riescono, ma anche le più grandi, ad organizzarsi bene con lo studio, quindi sanno che hanno le loro ore di allenamento, per cui devono organizzarsi con i compiti, con il catechismo e con tutte le loro attività extra. Quanti iscritti avete voi? Sono circa 70. Però iscrizioni naturalmente sempre aperte, quindi... Sì, sì, è preferibile avere i bambini all'inizio dell'anno, settembre, perché iniziano un percorso vero e proprio. Arrivare, ecco, nel periodo della primavera, dove loro adesso sono impegnate già dalla prossima settimana per le gare, significa un po' bloccare il lavoro, però cerchiamo sempre di venire incontro a delle esigenze, perché ci sono. Quindi. I risultati sportivi arrivano? Arrivano, sì, con grande sacrificio, ma arrivano, devo dire, sono molto contenta, perché veramente... ci mettono l'anima, la passione. Poi è chiaro, è un'attività faticosa, quindi hanno anche dei momenti di sconforto, però io cerco sempre di instaurare un rapporto di, diciamo, non dico proprio di amicizia, però sono una seconda mamma, se vogliamo, per cui quando noto qualcosa che non va cerco di chiedere, e se loro non mi rispondono io con calma chiamo poi i genitori e mi... Il bastone e carota, come sempre. Sì, è una regola che... C'è una fascia d'età dove si può davvero individuare se c'è stoffa, cioè se, sì. se l'atleta può davvero arrivare a raggiungere certi risultati, oppure può scattare anche a sorpresa un talento inaspettato? Allora, può scattare a sorpresa, quello sì, però già all'età di 6 anni si individua la ginnasta o il ginnasta. A parte dalle doti fisiche, ma anche dall'impegno mentale, nel senso che si divertono, però vedi l'atleta come lavora, la dedizione che mette, la sete anche di conoscenza, quindi chiedere continuamente, certo, di riprovare l'esercizio, il gesto tecnico, quindi sì. Poi naturalmente le doti naturali possono fare la differenza. Sicuramente, sicuramente. C'è, naturalmente senza segnalarcela, ma
C'è un elemento importante che davvero potrebbe in questo momento il volo. C'è, sì, anche due, sono piccoline. Anche due. Sì. Quindi già ha visto che... Io già ho visto e spero, se i genitori poi mi appoggeranno, di avviarle, nel senso, non un'altra società perché le voglio mandare via, assolutamente. Per me sarebbe una grande gioia vedere una ginnasta pinetese di casa mia poter andare oltre. Benissimo. Maria Rita, insomma, uno spettacolo davvero vedere queste atlete qui con noi. Vogliamo fare una carrellata veloce, se ci riusciamo, cercando dalle di più piccoline. Sì, intendi. Sì, partiamo qui dalla prima fila. Una quarantina di atlete adesso, più o meno. Le così più le giovani sono tutte precisissime. Io adesso faccio una cosa. Loro sono abituate alla disciplina e al rispetto delle regole, una delle basi della crescita. La loro istruttrice, l'insegnante, la seconda mamma lo ricordava giustamente. Io adesso vi passo il microfono, voi lo fate andare una dopo l'altra fino alla fine e poi facciamo girare la fila. Dovete dire il vostro nome e quanti anni avete, d'accordo? Cominciamo da te. Aurora, c'ho 6 anni. Viola, c'ho 6 anni. Anastasia, c'ho 6 anni. Giorgia, c'ho 6 anni. Più forte, dai, facciamoci sentire. Giorgia, c'ho 6 anni. Perfetto. Elena, ho 6 anni. Giorgia, ho 6 anni. Carlotta, ho 6 anni. Quindi qui davanti, 6 anni. Qui torna il microfono. Ah, lei 7, ok, giustamente, ha rimarcato. Lei va per i 7, perché si sta per compiere. Allora, qui facciamo il giro, poi lo passiamo anche alle atlete che hanno anche la giacca logata con sì, Ifigenia ben in vista. Prego. Luisa è 8 anni. Io sono Sofia e ho 6 anni. Tea e ho 7 anni. Sono Irene e so 6 anni. Mi chiamo Omar e ho 7 anni. Eve ho 7 anni. Lei è più grande. Un pochino. Sì. Mi chiamo Domitilla e ho 9 anni. Mi chiamo Paola e ho 9 anni e mezzo. Mi chiamo Beatrice e ho 12 anni. Mi chiamo Claudia e ho 12 anni. Mi chiamo Giulia e ho 13 anni. Mi chiamo Anastasia e ho 15 anni. Benissimo. Il microfono fa questo effetto, sì. Tranquille. Vi sentono benissimo, non dovete spaventarvi. Mi chiamo Ilaria, ho 14 anni. Mi chiamo Gerta, ho 14 anni. Mi chiamo Marta, ho 13 anni. Mi chiamo Camilla e ho 13 anni. Mi chiamo Daniela, ho 14 anni. Tantissime davvero. Mi chiamo Ludovica e ho 15 anni. Mi chiamo Giulia e ho 13 anni. Mi chiamo Giulia e ho 12 anni. Mi chiamo Morena e ho 12 anni. Mi chiamo Camilla e ho 14 anni. Mi chiamo Ilaria e ho 11 anni. Mi chiamo Alessandra e ho 11 anni. Mi chiamo Aurora e ho 15 anni. Mi chiamo Maria Silvia e ho 12 anni. Mi chiamo Cristina e ho 12 anni. Mi chiamo Giulia e ho 12 anni. Mi chiamo Sara e ho 11 anni. Mi chiamo Gaia e ho 12 anni. Mi chiamo Gioia e ho 12 anni. Perfetto, quindi un applauso. Davvero da 6 a 15 anni, no? Quindi... Esatto, dai 6 ai 15 quelle presenti. Poi c'è la fascia più piccolina come età, vero? Sì, dai 4 anni, 5, che chiaramente saranno a letto. A quest'ora sì. Ma io sono contentissima, permettimi Lorenzo, di vedere tra le dense fila di questa attività sportiva che io ho amato anche da ragazzina. Ho cominciato tardi, quindi ero già oltre la possibilità di fare un percorso vero e proprio. Un ragazzo. E in Italia abbiamo avuto degli splendidi campioni, ce li ricordiamo bene, ma come mai è così raro? Perché purtroppo è una disciplina poco vista, se vogliamo, ha meno visibilità rispetto agli sport di squadra come il calcio, basket, pallavolo, purtroppo. Ed è uno sport che non ha successo dal punto di vista anche economico, se vogliamo, perché magari un ragazzo, ma giustamente,
se invogliato e riesce a fare carriera, ha degli ingaggi insomma piuttosto interessanti. Sì. Diciamo che può cambiare la macchina, dai, mettiamola così almeno con più facilità. Però insomma è un bel vedere, perché naturalmente ci sono anche altri atleti che sono a casa, un numero davvero, davvero importante. I prossimi impegni? Allora, noi iniziamo già domenica a Teramo, abbiamo la prima prova di questo campionato, e poi sarà un susseguirsi di date densa insomma di impegni sportivi, di gare. A Pineto ospiteremo la gara Gym Giocando il 23 di aprile, con la fascia proprio più piccolina, dai 3 ai 5 anni circa. È una gara regionale non competitiva, per cui sono tutti protagonisti, ed è una bella manifestazione. Anche l'anno scorso abbiamo ospitato un'altra gara invece, una fascia superiore, dai 6-7 anni, erano presenti anche il sindaco, ed è stata una bellissima manifestazione con più di 100 atleti, piccoli atleti. Naturalmente ci sarete anche alla prossima Notte Bianca dello Sport, immagino. Sì, assolutamente tutti, sì. Tutti sono presenti. Felici di partecipare, è una bella cosa per la nostra città. Sì, credo che insomma è una bella cartolina per Pineto, un bel biglietto da visita, quindi sì. Davvero, davvero complimenti. Grazie. Grazie a lei. Presidente, naturalmente tantissimi gli impegni, purtroppo non sono finiti qui, passeranno ancora, credo, alcune settimane, no? Prima di tornare alla normalità. Qual è però l'impegno più importante? Quello che dovete naturalmente ancora svolgere e quello che avete svolto? Sì, diciamo che da agosto fondamentalmente sono 5 mesi che siamo impegnati in modo conseguenziale su una serie di emergenze che hanno colpito il nostro territorio, il centro Italia. Quindi il 24 agosto eravamo con la colonna mobile regionale alla città di Grisciano, di Accumoli, quindi provincia di Rieti, ma di lì a poco siamo tornati nel Teramano. Quindi siamo a Teramo, Valle Castellana, insomma una serie di comuni che sono stati colpiti, la stessa Civitella, un po' dove serviva. Poi, come ben sapete, non ci siamo fatti mancare nulla e abbiamo avuto, come si dice ormai, la tempesta perfetta, per cui con la neve e poi con il sisma del 18 ed oggi ancora siamo qui a dare supporto soprattutto alle persone che si trovano in difficoltà, perché i nostri valori, almeno quelli del volontariato di protezione civile, che viene appena dopo i ragazzi che abbiamo appena visto, perché una volta che diventano un po' più adulti magari possono essere interessati a questa bella esperienza, perché è una bella esperienza, una formazione di vita. E anche andando avanti in età coinvolge, comunque mettendo a disposizione le proprie esperienze vissute. C'è un'iniziativa, per esempio, che svolge la nostra sezione di Alba Adriatica rispetto allo sport. Vi veniva in mente questo connubio, un'attività sport e volontariato che si svolge ormai da qualche anno, quindi coinvolge proprio questa, diciamo, c'è questo legame ideale. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di formare e di informare la popolazione, non di fare emergenza. Apro un attimo la parentesi, guardavo il sindaco qui di fronte a me, noi siamo qui in questa struttura che ha un'importanza strategica in materia di protezione civile, perché purtroppo anche la località dove siamo ospiti in questo momento purtroppo non è indenne da alcune problematiche, e quindi ci siamo ritrovati spesso proprio in questa struttura a cercare di dare degli input, diciamo di dare una mano. Le indicazioni precise a chi, esatto, naturalmente ne poteva avere bisogno. E fornire il soccorso. Parlavo della formazione. La formazione è il punto di base, diciamo, dei volontari di protezione civile. La formazione specifica sulle attività che possono variare dal rischio idrogeologico all'incendio boschivo, ma anche la logistica da campo. Ahimè, purtroppo c'è anche questa, e quindi la gestione di un campo di accoglienza. In questo momento abbiamo appena terminato un corso di formazione in Valfino, a Castilenti, è in corso in itinere un corso di formazione a Notaresco, e la prossima settimana
saranno due corsi che si avvieranno, uno a Mociano, sempre di protezione civile, e poi per la sezione sanitaria Croce Amica inizierà il corso specifico sanitario. Ecco, questa è un po' l'offerta che noi cerchiamo di dare, e soprattutto questa associazione, appunto Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia, è una rete che si sta mettendo in gioco appunto da poi anche un bel nome, no, diciamolo. Sì, siamo stati forse un po' campanilistici, diciamo così, ma in realtà c'è il nostro simbolo. Diciamo il nostro simbolo, e infatti c'è anche un documentario, Il Gran Sasso, la montagna che unisce, e quindi questo è un po' il nostro obiettivo, quello di unirci e di essere all'altezza, soprattutto di dare supporto. La sezione di Teramo, per esempio, è impegnata in questo momento anche nella formazione presso le scuole, quindi siamo proprio super operativi in tema. Le altre sezioni, diciamo Bellante, Civitella, Mociano anche, stanno dando supporto, invece, ecco quello che dicevo prima, il motivo per cui gli amici di Civitella si sono potuti spostare, perché con i contingenti che stiamo dando sul posto c'è possibilità di alternarsi, perché appunto anche in questo momento, mentre noi stiamo parlando, ci sono delle problematiche serie davvero inimmaginabili, perché il sisma arriva, ti colpisce, la frana, lo smottamento, soprattutto quello che stiamo vedendo in questo momento è lento, è inesorabile, e sei impotente, soprattutto chi ha dedicato la propria vita per costruirsi un'abitazione, vederla sgretolare e non poter entrare perché c'è pericolo, sinceramente è difficile anche per noi soccorritori mascherare quello che è l'emozione che ti crea, perché tu quando vedi persone che ti vengono a chiedere di poter entrare, o qualcuno che comunque non capisce perché magari gli dai degli input diversi da quello che vorrebbero fare, è solo perché c'è una questione di sicurezza. Però diciamo che, come dire, la speranza non muore, e c'è anche una determinazione nel voler andare avanti, quindi insomma, ecco, la presenza di queste persone. Naturalmente c'è bisogno di professionalità, però ogni tanto scappa la lacrima, no? Perché si vivono delle situazioni che mettono in difficoltà, sì, sotto l'aspetto, sì, psicologico. Sì, assolutamente sì, scappa la lacrima, magari non scappa la lacrima lì, ma scappa la lacrima in maniera riservata, capita soprattutto quando appunto ti trovi in queste condizioni, e non può essere altrimenti. Però c'è stato un momento quando è scesa giù la lacrima, ma per un qualcosa di positivo, nel senso, c'è stata una situazione in cui lei si è emozionato perché siete riusciti a, non voglio dire se salvare una vita meglio ancora, però se avete risolto dei problemi e lì davvero siete stati contenti per quello che avete fatto. Vi porto un'esperienza personale vissuta proprio di recente durante la nevicata, semplice, non è stato un soccorso diciamo di quelli più impegnativi. Eravamo a Campli, nella frazione di Roiano, e lì dovevamo raggiungere un'abitazione, ma in maniera molto difficoltosa si raggiungeva questa abitazione, anche col fuoristrada si camminava male, e abbiamo caricato due persone anziane. La signora era ricurva, una signora anziana ricurva su se stessa, quindi avanti in età, e l'abbiamo caricata in maniera difficoltosa sul fuoristrada perché è alta, l'abbiamo legata, e quando l'abbiamo portata a destinazione dopo un percorso accidentale eccetera, lei ha alzato gli occhi e ha detto grazie, e lì quella è stata un'esperienza, cioè, un grazie che però racchiude, sì, esatto, un po' tutto quello che avete fatto. E allora facciamo poi un applauso ai ragazzi della Protezione Civile. Grazie Presidente, grazie a voi, grazie davvero. Luigi Lamona, adesso noi dobbiamo capire come funziona questo gioco, però prima di capirlo tecnicamente con le varie regole, io pregherei la regia di mandare in onda, ecco, allora queste sono delle fotografie, allora questo chi è? Questo è Carlo Diomaiuta, che è un nazionale pro, cioè è all'interno di una categoria composta da 20 giocatori che sono i più forti d'Italia, un po' l'Olimpo, diciamo, del biliardo a stecche, ed è di Pescara. Figlio di un grande, perché figlio di Paolo Di Paolo Maiuto, un grande campione. E va benissimo, perché le ultime due prove della BTP, del biliardo Tour Pro, si è qualificato secondo assoluto sui 20. Quindi un ottimo risultato. Probabilmente farà quella che si chiama la pool finale, cioè insieme
ad altri sette, i primi otto di questo circuito classificati giocheranno la pool finale per il titolo italiano. Allora, lui biliardisticamente parlando, allora Paolo biliardisticamente parlando è più campano, no? Però il figlio invece è cresciuto biliardisticamente, sì, in Abruzzo. Sì, 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 sì. Quindi ciò vuol dire che i circoli abruzzesi, sì, insomma, sono qualificati per far crescere talenti. C'è una grande tradizione in Abruzzo, soprattutto nel pescarese, testimoniata dalla presenza di Ernesto Di Tizio, che è un grandissimo giocatore. Facciamo un applauso ad Ernesto Di Tizio. Grandissimo giocatore che 84 anni, 83. Lo possiamo dire 83 e mezzo. Tra qualche mese 84, lo dico perché è uno sport che a 84 anni si può giocare e competere ancora. Siamo incontrati ultimamente ad Ortona, eh? E ha vinto 8 titoli italiani. Quindi per 8 volte campione d'Italia. Eh sì. Mamma mia. Ha vinto 214 gare? 211 gare. Ha detto non esageriamo. 211. Non una esageriamo. Lunga carriera e tante gare nazionali, che significa che ha 256, 512 giocatori. Quindi di cui è una selezione dura, no? Durissima. Poi io ne so qualcosa, vabbè, lasciamo perdere. E questo invece chi è? Questo non lo conosco, mi sembra una faccia conosciuta. qui dove siamo? Qui siamo a Rho, dove c'è stata l'ultima prova di questo circuito BTP. E come è andata? È andata male, perché ho perso con un ottimo giocatore, anche lui, 78 anni, Papini di Livorno, che mi ha eliminato al primo turno 3-0, giocando molto bene. Ma è lo stesso Papini di Colle Valdelsa? Sì, sempre lui, te lo Perfetto, ricordo, siamo stati ricordo. Insieme. Vedi. Questa è sempre un'altra immagine, che poi, allora... Eleganza assoluta, no? Perché naturalmente è un gioco, a me i giochi con gli attrezzi fanno impazzire, quindi biliardo, tennis e anche altri, insomma, però c'è una divisa particolare da rispettare, cioè nel senso non è che Luigi Lamone è andato lì col papillon perché ama il papillon o il gilet, ma c'è da rispettare nel regolamento anche l'abbigliamento, sì, la divisa di gara. Il no? papillon è obbligatorio per le riprese televisive, questo c'è, ecco. Della RAI, diciamo. Mentre è consigliato per l'eleganza della persona. No, la cravatta non è che tutti la portano, certo. No? Quindi la porta chi tiene. Darebbe anche fastidio forse, no? Durante il gioco. Eh sì, infatti di solito magari alle selezioni, alla prima fase, il papillon non si porta per essere un po' più liberi. Poi quando si va avanti, magari nella competizione, tra i finalisti, allora chi vuole, chi preferisce, lo può indossare. Invece nelle riprese televisive è obbligatorio. È obbligatorio il, sì. Il papillon. Sì. Allora, se si alza, signor Lamona, facciamo vedere quella che è la divisa, no? Perché c'è da rispettare anche non solo la calzatura, ma anche il calzino, la camicia. Quindi descriviamo un po' quella che è la divisa classica. La divisa sono praticamente le scarpe nere o blu scuro, pantaloni tinta unita, da quest'anno un po' anche il grigio, l'importante è che sia tinta unita, calzini neri, camicia tinta unita, piuttosto elegante, niente righe, quadrettini, eccetera, eccetera, e poi sopra un gilet che è o quello del circolo, come nel caso dei nostri amici che qui sì. rappresentano la squadra di Tortoreto, oppure un gilet proprio, l'importante è che ci sia questo che sulla destra, che è lo stemma identificativo del CSB, cioè del circolo per cui il giocatore è tesserato. E poi sulla camicia ci sono anche gli sponsor personali, se ci sono. I suoi devono essere messi in determinati sì. posti sulla camicia, oppure per quanto riguarda le categorie fino alla prima categoria, la mia, ci sono sì. degli spazi riservati ed è possibile soltanto sulla camicia, sì. mentre per i master, i nazionali pro, le categorie di eccellenza, cioè Armando Mariani qui questa sera dell'Aquila, che infatti è un nazionale e c'ha lo stemma qui sul petto, qui davanti. Benissimo. E l'altro stemma che io ho e tutti quelli che sono associati è dell'Associazione Italiana Giocatori Biliardo, che è un po' come dire, sono i giocatori che si relazionano in una dialettica, portano le istanze nei confronti della federazione. Benissimo, allora io pregherei la regia adesso dopo le foto di mandare
le immagini che abbiamo girato grazie al nostro carissimo Mario Giacchetta nel circolo di Tortoreto. Questa è la struttura esterna, eccolo qui, circolo bocciofilo. Allora, qui c'è il montaggio della stecca, no? Questa è una stecca a due pezzi, quindi sì. Se ci descrive Luigi Lamona tutti i passaggi, insomma, ecco, qui c'è, viene messo il gesso. Allora, l'impugnatura, il tiro, vabbè. Intanto le stecche si dividono in stecche a due o a tre pezzi, diciamo, tre parti. A seconda del tipo di stecca si ha un certo tipo di reazione, ma quello che fa molto la differenza nella stecca è soprattutto il puntale, che può essere di materiali diversi, cioè la parte terminale, che è di circa 70 cm, sì, che può essere, anticamente era solo di legno pregiato, oggi ci sono dei materiali moderni, delle fibre composte, molto è andato soprattutto negli anni 2000 il Kevlar, che viene adoperato anche per gli aerei, eccetera, eccetera. Adesso è un materiale che è un po' passato, superato il carbon legno, oppure il fiber comp, che è un altro materiale nuovo che ha delle caratteristiche e delle rispondenze utili. Poi una grande, questo è un gran bel tiro, ho visto. Un bel, no? Tiro, sì. Quindi con l'effetto contrario per poi prendere l'effetto, sì, buono, sì, giusto? Sì, sì. Il nostro amico Mario, sì, che ha le prese. È importante una parte che può sembrare relativa, che è il cuoietto che sta sopra la stecca. Sì. Una volta feci una domanda a Nestor Gomez, un grande campione. Il tacchetto in gergo, quello, no? Che si dice, il tacchetto, dico, ma che differenza fa? No? E lui mi diede una risposta veramente illuminante e sintetica. La differenza è come un'auto di Formula 1 e le gomme. Queste sono le gomme dell'auto. Tu puoi avere un'auto potentissima, ma se non hai delle gomme performanti, Non puoi fare nulla, quindi ti fermi lungo la strada, rischi la foratura. Sì. Diciamo, brevemente, la caratteristica del campo di gioco. Sì. Qual è? Intanto è un rettangolo formato da due quadrati, quindi è largo 142 cm ed è lungo il doppio, quindi 2,84. Alto da terra circa 80 cm. E all'interno del campo di gioco ci sono delle posizioni dove vanno messe le biglie, il pallino e i birilli, che vengono prestabiliti dal regolamento. Quindi tecnico. In base ai giochi, o il 5 kills oppure la goriziana, che sono i giochi, diciamo, o 5 o 9 birilli. O 9 birilli. Perfetto. Economicamente parlando, sì, è dura iniziare questo sport? Oppure le fasce di prezzo, non solo degli attrezzi ma anche appunto dell'affitto del biliardo, sono più accessibili rispetto agli anni passati? Io consiglio sempre, per chi inizia, di iniziare con un attrezzo economico, intanto che sia il proprio, non, come si diceva una volta, la stecca della stecchiera, perché okay, no, sono di qualità non sempre di buona qualità, perché come tutte le cose si va per gradi. Cioè, non è detto che se io ho una stecca da 1.000 euro poi il giocatore fa di più di una stecca da 100. Il neopatentato sulla Ferrari è meglio se non ci sale. Si comincia con un attrezzo abbastanza economico, spendendo 100-150 euro c'è una buona stecca, magari non recentissima, di qualche anno fa, e poi da lì si va avanti. Il problema è che il biliardo è un gioco avaro di soddisfazioni a breve termine, no? Io sono tesserato dall'80. Nel 98 ci sono stati degli ottimi risultati che mi hanno portato alla prima categoria, che è una categoria importante, diciamo. Ma soltanto l'anno scorso, dal 98, quindi a distanza di 18 anni, sono visti altri risultati. Quindi ci vuole pazienza, abnegazione, spirito di sacrificio, tanta passione e anche qualche soldino. Il nostro circolo va premiato, perché per giocare un'ora a biliardo si spendono meno di 4 euro, 3 euro, eccezionale, niente praticamente. Io facciamo mi sono un applauso. Io mi sono fermato alle vecchie 14-12 mila lire, quindi insomma. Adesso nei bar o nei circoli dove ci sono i biliardi si va da 5 a 7,50 euro. Se poi in base allora, naturalmente, alla qualità del biliardo stesso, ma immagino anche della sala e del territorio. Sì, no? Sì. Una buona politica, perché il problema del biliardo, noi che giochiamo lo sappiamo, è il ricambio generazionale. Per favorire questo ricambio ci vorrebbero delle tariffe agevolate, diciamo, per gli juniores, no? Dove un ragazzo si diverte due ore spendendo 2, 3, 4 euro. È un investimento a medio-lungo termine. Ecco, forse nel nostro mondo manca un po' questa cultura
della promozione del biliardo. Allora, io nel frattempo mi avvicino perché arriva la domanda un po' più difficile che di solito faccio a tutti, no? Sì. Allora, quando io ero ragazzetto, se mio padre o mio nonno mi beccavano dentro la sala biliardi, mazzete, no? Adesso è cambiato qualcosa oppure, oddio, non voglio dire ripulito, però insomma l'ambiente è diverso rispetto a quello di 30 anni fa dove... fumo a non finire, questo volevo dire, e tanto altro, insomma. Intanto è molto più salutare perché non si fuma più. Ok, se guardiamo la camera, sì, okay. Io guardavo no, ma tanto non ci guadagna nulla. E praticamente non si fuma più perché stando alle regole, okay, che sono state stabilite. Poi è un ambiente sano in base anche a chi gestisce la sala, certo. Cioè nel senso che se si punta a far giocare tutti, a non fare magari un discorso di elite più bravi da una parte, cioè si cerca di aprire a tutti. E nello stesso tempo però bisogna creare anche il clima affinché i giocatori crescano. Significa che ci vuole un po' di silenzio, un po' di, come dire, concentrazione. La parola concentrazione è forse quella che sintetizza tutto il gioco, perché concentrati si vedono, si fanno le scelte di tiro giuste, si fanno i tiri giusti e di conseguenza si ottengono i risultati. Facendo un gioco un po' più approssimativo, un po' più sullo scherzo, sul passatempo, non si ottengono gli stessi risultati. Assolutamente. È un'attività che potrebbe essere inserita anche nell'ambito scolastico? È stata già fatta da alcuni anni. Ah, già è partita? Da alcuni anni si fa i conti con la realtà, che le scuole non hanno spazi perché un biliardo occupa almeno 30 metri quadri tra l'attrezzo di gioco e il girarci intorno, diciamo, con la stecca, e soprattutto non ci sono le risorse. Quindi alcune scuole, come qui, come a Giulianova per esempio, hanno dato la possibilità ad alcune classi di partecipare negli orari dell'ora di educazione fisica, di andare in un circolo vicino alla scuola e poter fare biliardo, che è stato molto bello. Poi ci sono stati i giochi studenteschi, è stato un bellissimo momento. La sua chiesa la conosco, lo spazio c'è, sì, sì. Problemi economici pure. Ah, ci sono? Sì. Ah, io immaginavo il contrario. Già abbiamo un mutuo che... Ah, ok, perfetto. Però diciamo potrebbe la chiesa invogliare questo, certo, tipo di attività per cercare di non disperdere, no? Sicuramente. Spesso si vedono ragazzi che vanno in giro in luoghi non troppo idonei. Potrebbe essere un elemento di aggregazione sana. Se i ragazzi frequentano il circolo ricreativo della parrocchia, sicuramente stanno in un ambiente protetto, stanno in un ambiente sano, sereno, dove si possono svolgere diverse attività, non ultima anche quella del biliardo. E poi c'è un maestro d'eccezione, ci potrebbe essere, no? Modestamente. Allora io, Maria Rita, sì, andiamo a conoscere un po' gli amici del biliardo, prima di chiudere questa prima parte. C'è Ernesto Di Tizio, lo ripetiamo, quasi 84 anni, no? Se Mario Giacchetta è già pronto, io devo 84. Attraversare necessariamente, quindi stiamo organizzando tecnicamente. Intanto benvenuto, è stato uno dei più puntuali questa sera. Buonasera, benvenuto in Gradinata. Allora, insomma, emozioni enormi, no? Sono passati tantissimi anni. L'ultimo titolo quando è stato? L'ultimo titolo nell'89. Contro? Contro Paolo Stoppa. Paolo, io non lo conosco. Conosco forse quelli un po' più... altisonanti. Un po' più, esatto, altisonanti. Però è stata una grandissima emozione. Lei è abruzzese, pescarese, ha ancora una sala a Pescara, sì, quindi il movimento c'è ancora, sì, no? Sì, sì, sì. Non come prima, però c'è, insomma. Lei ha visto dei miglioramenti, nel senso ci sono dei talenti abruzzesi che possono prendere il suo posto, oppure è dura? Li ha nominati Don Luigi prima, insomma. Carlo Diomaiuta e Carlo Di Renzo sono i due alfieri, diciamo, del biliardo abruzzese oggi. Quindi, perché poi Carlo Di Renzo anche... Carlo Di Renzo, tra l'altro, li abbiamo invitati, ma avevano preso degli impegni precedentemente. È stato convocato per il campionato europeo che si svolgerà a Brandeburgo, sia per la squadra italiana che per il singolo come giocatore rappresentante, perfetto, dell'Italia. Quindi facciamo un bocca al lupo, a maggio ci saranno gli europei. Benissimo, a fianco a lei c'è Mariani,
Buonasera Mariani, quindi insomma Don Luigi ci ha un po' spiegato, ha sbagliato qualcosa innanzitutto oppure è andato liscio come l'olio? No, Don Luigi ha spiegato benissimo sia l'aspetto tecnico che quello promozionale. Del Lei è aquilano se non sbaglio? Io però. Sono dell'Aquila. Sì. Perfetto, lì all'Aquila anche insomma il movimento va ancora? Sì, c'è un buon movimento, c'è anche una buona scuola, stiamo cercando appunto di portare avanti quello che diceva Don Luigi dal punto di vista dell'accessibilità al gioco, economicamente parlando. Certo. Io infatti spesso gioco con ragazzi e gioco col biliardo pagato metà ciascuno appunto per farli avvicinare. L'importante, per quello che ho capito, è far capire ai ragazzi che non è un gioco ma è uno sport, e questa è la scoperta che bisogna fargli. Sì. Una volta scoperto che questo può essere uno sport agonistico, e allora si avvicinano più volentieri. No, anche perché io devo rimarcare il fatto che dopo un paio d'ore di biliardo, se non sei in forma, insomma, sì, se non c'è un minimo di allenamento, cedono le gambe, le braccia, la vista va un po' a scemare, quindi è giusto davvero tenersi in forma anche sotto l'aspetto alimentare, credo. Sì, 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 quindi, sì, è importantissimo. Perfetto, grazie mille. Presidente, una cosa, sì. Lui è molto modesto, ma sì. Ermanno Mariani ha vinto 150 gare a biliardo, non è, facciamo un applauso. Complimenti. Grazie. 150 gare, adesso è un nazionale, cioè è proprio al di sotto dell'Olimpo, nel senso dei 20, fa parte degli altri 48 che tentano di entrare tra i professionisti. Un parterre d'eccezione, davvero. Sì. Grazie mille. Presidente di Bonaventura, i suoi iscritti invece che sono lì dietro non parlano, loro di livello forse allora sono un po' più scarsini? Ci abbiamo due seconde e una terza categoria. Sempre del circolo di Sempre Tortoreto? Sempre del circolo Bocciofilo Tortoreto. Loro possono crescere oppure ormai si sono fermati? C'è qualcuno che si è fermato e qualcuno che tenta di crescere. Quanti iscritti avete, Presidente? Biliardisticamente ne abbiamo un 25. Ok, lì a Tortoreto. Sì. E in Abruzzo invece? In Abruzzo ne siamo circa 500. Ah. Quindi insomma... Sì, sì. In Italia dobbiamo essere intorno ai 50.000. È la seconda federazione italiana dopo la FIGC. Perfetto, benissimo. Allora mi raccomando, stringete i denti e poi in bocca al lupo. Che anche da quest'anno fa parte pure del CONI. Ah, da quest'anno? Sì, sì. Quindi vabbè, un bel chissà le Olimpiadi se può scapparci la sorpresa. Dovrebbe diventare un gioco più internazionale possibile, perché adesso si gioca in Italia, in Argentina, in Uruguay, Germania, Francia, Belgio, però non è proprio presente. Per esempio la carambola a tre sponde è uno sport internazionale, certo, promosso anche in una certa maniera. Lo snooker che si vede su Eurosport con tutte quelle palle colorate, non quelle numerate, è uno sport che è spinto molto soprattutto, sì, dalle reti televisive. Sì, si vede il spesso. Il pool, quello con le palle colorate e numerate, che viene volgarmente detto la carambola, e invece più nel mondo statunitense, anglosassone, ma anche quello ha una grossa, come dire, presenza a livello internazionale e intercontinentale. Benissimo. Allora, le ragazze affidate dai genitori, questo è un palco importante, nel senso che di solito chi viene qui poi alla gara successiva porta a casa un bel risultato. Speriamo. Speriamo. Di solito portiamo fortuna nel calcio, spero anche nella ginnastica artistica. Grazie. Grazie a lei per esserci stata, naturalmente un applauso anche alle sue fantastiche atlete. Grazie. Grazie anche al presidente dei volontari Protezione Civile Gran Sasso, Alessandro Lelli. Grazie, grazie a voi. E non mollate, abbiamo bisogno di voi. No, teniamo duro e cerchiamo di andare avanti diffondendo ancora di più il seme del volontariato. Sì, noi naturalmente ospitiamo queste associazioni perché dobbiamo lanciare un segnale, e il segnale è quello di iscriversi come volontari non solo alla Protezione Civile ma anche alla Croce Bianca, Croce Verde e tutto quello che insomma è il volontariato, non solo qui in Abruzzo ma in tutta Italia. È una contaminazione positiva. Deve essere una contaminazione positiva. Grazie mille, grazie davvero. Grazie, grazie a voi. Grazie ancora al presidente di Bonaventura. Grazie, e un saluto va anche al nostro presidente regionale Dario Natali, che purtroppo questa sera per impegni familiari non ha potuto stare qui. E lo salutiamo, ci sarà la prossima. Grazie a Don Luigi, grazie. Lamona, in bocca al lupo per i prossimi impegni sportivi e non solo, e grazie anche grazie a voi, grazie agli ospiti che avete portato qui. Noi ci fermiamo solo qualche minuto per una piccola fascia pubblicitaria, poi torniamo qui sempre in gradinata. A dopo.